una percentuale di musei che non è uguale, specie se si considerano le dimensioni della città e il numero degli abitanti. Basilea, seconda città svizzera per dimensioni, è un vero e proprio gioiello. Basilea è la capitale culturale della Svizzera perché ha la densità più alta dei musei di tutta l'Europa. È anche conosciuta per l'architettura moderna e per la situazione nelle confine con le tre paesi, Germania, Francia e la Svizzera, ovviamente. A parlarne a Padova, incontrando i giornalisti rappresentanti di Svizzera Turismo, che raccontano di questa fase di ripresa in cui quest'area in uscita dalla pandemia è aperta da tutti i punti di vista. In Svizzera è tutto aperto dal 27 febbraio, per cui è possibile accedere anche ai luoghi pubblici senza Green Pass, e abbiamo iniziato anche a rifare i grandi eventi che caratterizzano l'offerta culturale delle città svizzere. Da Basilea a Zurigo a Lucerna riprendono i festival open air per quest'estate. Una ripartenza all'insegna appunto della cultura. Tutte le città svizzere hanno uno o due musei conosciuti a livello internazionale. Ovviamente c'è la Fondazione Beyeler a Basilea, piuttosto che il Centro Paul Klee a Berna, il nuovo Kunsthaus a Zurigo che è appena stato inaugurato. Ci sono tantissime proposte culturali. A Lucerna, per esempio, quest'anno si festeggiano i 20 anni della collezione Rosengart, che è questa collezione dedicata a Picasso e a Paul Klee. E sono già in programmi le grandi mostre per tutta la prossima stagione. Gli abitanti sono 200.000 abitanti, è la terza città più grande della Svizzera e abbiamo 40 musei in una superficie di 37 km quadrati. Una città anche che ha ricevuto molti premi per quello che riguarda l'architettura. Sì, esatto, abbiamo 12 premi vincitori del premio Pritzker, che è come il premio Nobel dell'architettura moderna. Un luogo comune è che la Svizzera sia cara invece. La Svizzera ovviamente è una destinazione premium perché ha un sistema economico totalmente diverso e per cui anche un sistema dei costi diverso, però ci sono tanti modi per risparmiare. Per gli italiani noi consigliamo sempre di usare il treno perché ci sono degli ottimi collegamenti internazionali da Milano e da Venezia e si possono acquistare in anticipo i biglietti risparmiando fino al 70%. E poi la cosa che non si sa è che pernottando almeno una notte in hotel si riceve la card per usare i trasporti pubblici gratuitamente e per ricevere sconti in teatri, musei e altre attrazioni. Quindi ci sono dei modi per risparmiare. Poi le città sono a misura d'uomo, per cui si girano tranquillamente a piedi o col tram. Insomma, poi il costo per vivere la città non è così esoso. Svizzeri che regalano anche una curiosità che loro chiamano il pesce. È una delle città dove abbiamo scoperto esiste questo. Sì, anche questo è il souvenir più venduto a Basilea. Ogni basilese ha almeno uno in casa e il pesce impermeabile, una borsa per mettere i vestiti per nuotare nel Reno. Questo lo facciamo tra maggio e settembre, ma soprattutto in giugno e agosto. È veramente molto rinfrescante, è locale e sostenibile.